La complessa tessitura di Penelope è un libro che nasce che contiene le risultanze di un progetto di ricerca che è stato condotto sulle donne del territorio in 13 comuni dell'area dell'ex comunità montana della Val Metauro. Ed è un progetto che nasce come risultato di un felice incontro tra Susanna Marcantonini, Barbara Marini, Paride Prussiani e noi dell'Università di Urbino, che in quel momento appunto stavamo facendo un corso sulle pari opportunità da loro frequentato. Da ciò nasce proprio l'idea da parte loro di fare qualcosa per il loro territorio e nasce così un progetto di ricerca che, patrocinato dalla provincia di Pesaro Urbino, dall'assessorato alla formazione e al lavoro, ha potuto essere realizzato nella misura diciamo anche sorprendente di più di 1000 interviste condotte sulle donne del territorio, madri di bambini e bambine frequentanti le scuole dei 13 comuni, scuola di infanzia e scuole elementari, che appunto sono state raggiunte attraverso i loro figli, quindi attraverso le scuole. E il principale risultato di questo territorio, di questa ricerca, è data dal fatto che le donne hanno avuto molto da dire della loro esperienza di vita, della loro esperienza di lavoro, delle loro aspettative, ma soprattutto del loro vivere il territorio. E credo che quel senno di poi sia stato proprio un metodo giusto per cercare di comprendere cosa accade, qual è la realtà del territorio, cioè mettersi in ascolto di quelle che sono le molte opinioni, le molte esperienze contenute in questo territorio vasto, che sicuramente ha delle differenze come entroterra provinciale rispetto alla costa e che vanno colte nel loro pieno anche alla luce delle recenti trasformazioni sia del mercato del lavoro locale, da cui nascono le principali problematiche di cui le donne danno conto, ma anche delle strutture, infrastrutture, delle opportunità che poi disegnano le loro traiettorie, le loro esperienze di vita. E cosa dire altro? Accanto alle madri abbiamo intervistato anche le non madri, quindi attraverso diciamo dei focus group con strumenti di indagine differenti. Questo ci ha permesso, come dire, di descrivere una figura femminile a tutto tondo, al di là dell'essere madre o meno, ma anche quindi più giovane, anche in una fase diciamo progettuale di vita, e quindi con aspettative di lavoro, quindi con aspettative o non di famiglia, eccetera, eccetera, che hanno veramente composto un quadro territoriale interessante, fluido, ma anche critico per lo più. Credo che quello che si può imparare da questo metodo di lavoro è appunto soprattutto, come dire, il non dare per scontato, è questo a cui serve la ricerca, non dare per scontato la conoscenza di una realtà, cedere la parola alle protagoniste e mettersi in ascolto, un atteggiamento che viene normale per chi come me fa ricerca, ma è sicuramente utile anche per chi fa politica sul territorio. La ricerca è stata condotta nel 2008 in un tempo che è incredibile per una ricerca di queste proporzioni, quindi con più di 1000 intervistate, di 3 mesi abbiamo fatto, distribuito i questionari raccolti e analizzati con un primo rapporto. Nel libro c'è una rielaborazione che ha, come dire, richiesto più tempo, ma anche data la ricchezza delle risposte ottenute e quindi con un tempo della ricerca universitaria più lento, più approfondito, che però chiaramente non sarebbe stato possibile se la risposta delle donne non fosse stata quella che è stata. E chiaramente senza Susanna Marcantonini, senza Barbara Marini e senza Paride Prussiani questo progetto non sarebbe stato neanche pensato e quindi tantomeno realizzato. Scrive e sentita una delle intervistate. Il titolo fa schifo. Sappiamo tutti di essere schiave di figli e mariti, ma non c'è bisogno di ricordarmelo. Devo dire che questa che è la conclusione in realtà è stato anche il mio principio. Anche a me ha fatto molto arrabbiare all'inizio, cioè non mi ha dato fastidio questa idea di Penelope. E dopo a pensarci bene, è interessante, no? questa osservazione dell'intervista che dice il titolo fa schifo perché ci ricorda quello che siamo, quello che facciamo, in quale condizione siamo, nonostante noi, vedo qualche intervistata, quindi nonostante le nostre aspettative, e questo è lo svolgimento della ricerca. Però questa idea di Penelope, diciamo nel corso della scrittura, della revisione dei
i risultati, insomma, mi sono un po' riappacificata con Penelope, nel senso che la condizione di Penelope è quella di una sorta di stratega che cerca a tutti i costi, nonostante la sua condizione di cattività, con prigioniera in casa sua, comunque difende la sua libertà con i mezzi che ha a disposizione. E credo che questa sia un'ottima sintesi di quello che poi è tutto il ragionamento che abbiamo fatto insieme sulle donne del territorio, donne che comunque non vogliono cedere alle loro libertà.